Alle 16 uscì dalla filiale della Deutsche Bank di Via Repubblica un colloquio di mezz'ora inutile col direttore della banca per tentare di ricevere garanzie e prendere in mano il Parma. Fu solo il primo atto di un pomeriggio di ordinaria follia per le vie del centro storico. L'uomo più cercato di Parma. Che cosa ci può dire? Oh ragazzi, non spingete però. No, l'uomo più richiesto a Parma degli ultimi tempi, anzi infatti, della storia di Parma. Mi ha telefonato anche Tevez e Morata, erano sì, arrabbiati. Perché? Perché loro hanno segnato, dice non ha parlato nessuno. Lei fa casino, dice ne parlano tutti per 15 giorni consecutivi. È venuto qui con un piano da sì, presentare sì, al ma sindaco? Ce l'abbiamo già il piano, ce l'abbiamo già. Piano finanziario? Abbiamo tutto un piano. I soldi? I soldi arrivano. Da chi? Quando? Nei prossimi giorni. Ma di chi sono questi? Quanti ne hai già tirati? Sono degli sponsor. Ma è preoccupante. Niente. Siamo sponsor italiani e stranieri. Mi fate passare. Mi fate preoccupato per quello che vuoi. Siamo sicuri che l'opera non gioca. Se ci sono ma lo sai che non ci sono le condizioni economiche. Non è questo. Il capitano della squadra che dentro ha comprato domani, è meglio non giocare. Domani lo sapete perché non gioca, lo diranno loro, no? Se non sì, gioca. Hanno detto, detto che non ci lei sono le condizioni. Che cosa ha detto? Lei pensa che cosa pensa? Mi fate passare, pensa che gioca la squadra? Io penso di sì. Sì, ma lo ha annunciato Lucarelli, il capitano. Bene, ha detto che non andiamo avrà, a Genova. Avrà le sue giustificazioni, lo dirà adesso. Ma lei ha parlato con la squadra? Ieri sì, anche oggi. Ma dove la trova la cosa gli hanno detto i giocatori? Manetti, come fa? Perché deve essere aggiuntato. Beh, con questi che le gridano dietro, ha promesso sì, di portare i soldi sì, per il Parma, sta fallendo, stanno portando via le pagine, i computer. Sono stato io a farle portare via. Non lo so, però se l'è comprata quando lei la andrà in procura, quando andrà in procura? Provate a pensarci e poi me lo dite. Quando andrà in procura? Attenzione, in prossimi giorni. Inizio settimana. Si voleva andare oggi ma non è possibile. Perché non è possibile? Perché non avevamo tutto pronto. Cioè tutti i soldi pronti non c'erano? No. Dentro le spalle ragazzi. Rischia di essere dichiarato fallito in Italia. Non benissimo, poter scoprire cariche se il paletto. Penso che a 40 anni lo fa. Ma è normale comprare una squadra di Serie A un euro? Ma chi l'ha detto un euro? È vero o no? Lo smentisce? Non è vero. A quanto l'ha pagato il Parma? Non lo posso dire. Perché c'è un patto di riserva. Un'operazione di trasparenza. Qua c'è un patto. C'è una città da 200.000 abitanti che perde la sua squadra di Serie A con 100 anni di storia. Danni, tirati sulla gente. È preoccupato. Guarda l'ingresso. Ma è colpa di chi? No, è convinto di smentire. Non lo so di che cosa. È convinto di smentire. Sono 20 giorni tutti. Ti credi d'essere? Dietro Manenti, in quel momento presidente, si diresse a piedi in municipio per incontrare il sindaco Pizzarotti e gli assessori Ferretti e Marani. Avrebbe dovuto spiegare le modalità per salvare il club. A terra finì anche un cameraman soccorso dall'ambulanza. All'uscita un nuovo assalto a Manenti, un caos che paralizzò l'intera Via Repubblica, una sorta di via crucis con giornalisti, tifosi e forze dell'ordine. Presidente, chiedo scusa, il piano finanziario allora verrà presentato presto. Hai rotto il cazzo! Risponderà con i fatti a questa gente che contesta. Quando risponderà, presidente, ce lo dica almeno. Sarà decisiva la prossima settimana? Decisiva la prossima settimana? Lunedì in procura? Lunedì
venite in procura. Che piano ha presentato? Quanti soldi servono? Parecchi. C'è? Ma sto lavorando, mi stringo, mi chiedono il voto. Gli investitori, investitori stranieri. Non lo conosco. Sa che la squadra non scenderà in campo a Genova? Non lo so, lo saprò per un po' quando vado a Collecchio. Adesso a parlare con i giocatori? Oggi o domani. Stavecchio ha già detto che non si gioca. Motivo? Motivo che i giocatori hanno chiesto di non giocare, Stavecchio ha ratificato che non si gioca. Centro sportivo. No, non ci sono i computer, non c'è niente. No, non importa. La squadra non se la sente di giocare in queste condizioni. Cosa posso fare? È possibile che lei è il presidente e non sa nulla dei giocatori che non giocano? Lo so, ma sì che lo so. Vieni di qua. Non è che la tua. Non gli faccio un altro. Com'è che attaccano? Reazioni violente. Secondo voi il problema adesso è il problema che ha fatto Marenti? Ma non è sparito nessuno, sta trovando tutta la settimana, si parla, fatelo passare. Quindi è lei che mette i soldi con i suoi sponsor. La società Nova Gorica c'ha problema euro di capitalizzazione. Quindi non si fa così senza soldi. All'estero voi ci siete stati? Ci siete stati all'estero? Quanti? Hai fatto vedere quella casa? Ma non è mia la casa. L'ufficio della Mati Group, scusi. Ma sì, ne fate di squadra con 100 anni di storia, ma non è pazzesca. Si pigliavano anche la squadra! Adesso dove va, presidente? Dove va adesso? Dove va adesso? Non va a Collecchio, prima ha detto che andava a Collecchio. Domani a Collecchio, domani mattina a che ora? A che ora domani a Collecchio? Lei adesso è il responsabile. Infatti fare una cosa impossibile. Stai prendendo in giro Parma! La città si sente presa in giro la città. Perché a Parma lavorano di solito, a quest'ora non hanno il tempo di venire. Ci sono solo tanti. Ma i soldi quando arrivano? Ehi, basta. Va al Collecchio oggi? No. Va a vedere il centro sportivo della squadra di venire presidente. La squadra non si allena sui campi della Padova settimana, perché non c'è che soldi per entrare. I suoi calciatori, qual è la responsabilità? Buona domanda. Non dico qualunque, che rapporti è? Hanno migliorato anche quelli, Con l'albanese Taci, che rapporti è ancora? Non lo conosco. L'ha comprato da loro, però. Scusa. Ma non da Taci. Chi ha comprato? Da Straso. Da Straso, che non c'è un'altra scatola vuota come Mapi Group. Sì, va bene.
quindi Tata Straso ha comprato, che è una società a scatola vuota. Ha comprato Tata Straso, che è una società, dicono, a scatola vuota. Non lo so se è una scatola vuota o no. Aveva comprato il bar. Come è iniziato? È possibile che in un'ora e un quarto di colloquio sia Maretti senza denti! E Maretti senza denti! Ma ridere questa cosa! Maretti! Pizzarotti è rimasto contento. È rimasto contento Pizzarotti. Come fa a scivolare adesso questa roba che è disastrosa? Ma non vede cosa c'è? C'è una città che si sta ribellando. Chi può dire chi rappresenta? No, ma di dove? Finta, occhio. Adesso si va a rilassare un po' a casa, a Milano. Non sai neanche che avevi dato la partita! Che cazzo sei? Che cazzo sei? Faccia revelare! Come niente, ha detto che arriveranno. Ci sei o sei un campione? E prima dice una cosa e poi la smentisce. Perché non sono giornalisti, c'è un tifoso. Basta ragionare sulle cose. Qual è? Ha fatto lavoro, io l'ho già fatto. Non ce l'abbiamo capito. C'è la gente senza stipendio con l'ecchio! Vai via, vai! Vogliati! Vai via, vai! Vai via, vai! C'è la gente senza stipendio con l'ecchio! Vai via, vai! Vai via, vai! Stai prendendo in giro una città! Ma cosa c'è? C'è la battaglia netta! Ti porto via le panchine, cosa vuoi tirare fuori i soldi? C'è la battaglia pulita, ti fermi e parli! Sposo! Beretta, attenzione alle biciclette! Attenzione alle bici! Attenzione alle bici! Che bici! Presidente! Sentirai i rappresentanti della Lega, Presidente! Chi? Chi? Sempre il 6 di marzo! È impressionante, non si è mai vista questa cosa! Come non hai idea? C'è un fenomeno mondiale del calcio mondiale, che deve andare al campionato del mondo dei calciatori. Ma che le pare che è normale questa cosa? No, non è normale, però è come se lo spiegano che non è normale addosso. Allora, c'è la polizia che la sta proteggendo da noi. Dov'è? Invece di proteggerla da noi. Anche? Alla Roma. Evidentemente se non ci risponde ha paura anche di noi. Ma Renzi, quanto vuole per vendere il Parma? Quanto mi date? Bastano 2 euro. Quanto vuole? Quanto vuole, Presidente, allora per vendere il Parma? Quanto? Quanto vale il Parma di Manetti? Quanto vale? Quanto vale il Parma di Manetti? Se è vero... Io che la dico! Togliettemi la sciarpa! Io che la dico! Si sta togliendo la sciarpa! Si sta tolta la sciarpa, perché? Perché mi stai distruttando! Allora! Allora! Ascolta! Basta,
Dillo, no! Dobbiamo andare avanti ancora per tanto. Basta, dai, via. Presidente, con molta semplicità, con molta cordialità, ci dica com'è la situazione attuale. Secondo me, se non gli vuole bene, stavo qua. Ma lascia stare, ma lascia stare. Secondo me i problemi sono solo questi. Quali sono? Ce ne sono altri problemi. Quali problemi? Lasciate stare. Ma lasciate stare. Senza soldi si fallisce. Però devi studiare, come devi andare a fare la figura del matto. Bancarotta fa la dolente, la faccio io a 10 giorni. E chi la fa? Oh, quanti soldi vuoi prendere a casa? Dai, chi faccia la calletta e ti vendeva a casa, che sei un pestente, sei un pestente! Non si poteva permettere questa cosa. Dove sono i soldi? Tutti chiedono dove sono i soldi, presidente. Dove sono i soldi? Dove sono i soldi, presidente? I giocatori? E i dipendenti? Crede in Dio. Dove vai? Chi è che te lo paga il taxi? Solo lì. Grazie. La città si sente offesa. Devi risponderci. Devi rispondere alla città, te. Stai fai in giro una squadra. Ecco, una città. Ecco, ha sentito cosa ha detto questo tifoso. Deve dar conto alla gente, all'opinione pubblica. Perché non risponde in maniera chiara? Sono un abbonato. Sì, abbonato. Ma cosa fai l'incazzato? Ma vergognati! Ci siano i soldi, se non stavamo qua a discutere, no? Pinocchio, vacca! Okay. Quindi abbiamo finito abbiamo di vedere. Finito, vai a casa, vai! No? Allora, rendi conto quel mongolo qua che c'è tutte le televisioni addosso, ma ti rendi conto con un euro? Avete finito di guardare i debiti? Adesso vediamo quale sarà quale sarà il quando voi ci sentiamo. Quale sarà il concluda, presidente, concluda. Concluda, presidente, che Devi vergognarti! A prendere per il culo la città di Napoli! Mettila via! Quella giacca di tuo nonno! Ma riusciamo ad andare via da qua o no? Perché so come li porto a casa tutti! Sono 260 km! Ma è venuto lei a piedi, non noi! Andiamo! Qual è il piano? Lei prima ha detto che il piano è pronto, l'ha detto prima, poco fa. Il socialista ha detto che è al 50%. Lei salverà il Parma? Come speriamo, sì o no? Perché dice speriamo, presidente? Ma lei quanto pensa di andare avanti così? Lo evita il fallimento che c'è da marzo? Se lo evitiamo, cosa diciamo poi?
Lo dica lei. No, no, voi dovete dirmi cosa rispondete. Ma essere solo contenti tifosi. Ho trovato un vino rosso, maschi là? No, no. Ma cambiamo gli appuntamenti. Cosa risponde a questa accusa? Quella di aver cambiato continuamente gli appuntamenti per schivare i tifosi. No, non è per schivare i tifosi, sono la madre che sta. Mi informatevi. Quindi... informatevi. Ha sua madre non ha lavorato sul piano del parco. La lascia, ma dove ce l'ha la macchina? Ce l'ha così lontano? No, andiamo fino a Milano a piedi. Lei è diventato un grande personaggio, Manente. A Milano o a San Vittore, Manenti? San Vittore. Ha sfiduciato anche il sindaco, ha sfiduciato! Vergogna, ha sfiduciato il sindaco! Vergogna, ha sfiduciato! Vergogna, ha sfiduciato! Ma che uomo sei, oh! Oh, vai via da Palma, vai! Vai via! Tra cori, insulti e spintoni, fino a quando la polizia lo condusse a quella stessa Citroen personale che gli fu posta sotto fermo amministrativo poco dopo per l'ennesimo debito.